Volevano irrompere in piazza San Marco a Venezia con un carro armato per sollecitare con una clamorosa azione l'indipendenza del Veneto e di altre zone del paese, ma erano pronti a fare ricorso anche a metodi violenti e all'insurrezione popolare. 24 persone sono state arrestate dai carabinieri dei ROS nell'ambito di una indagine iniziata 3 anni fa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia. L'accusa per tutti i componenti del gruppo, denominato Alleanza, è di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e di detenzione di armi da guerra. Secondo gli inquirenti, il gruppo, che disponeva anche di armi leggere, aveva progettato varie iniziative, anche violente. Il carro armato artigianale trovato nel Padovano è perfettamente funzionante e avrebbe eseguito anche prove di fuoco. Gli arresti e le perquisizioni, a carico anche di altri 27 indagati, sono state eseguite nelle province di Padova, Treviso, Rovigo, Vicenza e Verona. Il gruppo, fondato nel maggio del 2012, riuniva esponenti di Brescia Patria, di Veneto Stato e del movimento indipendentista sardo Disubbidienza. Tra gli arrestati figurano anche un leader del movimento dei Forconi, Franco Rocchetta, ex parlamentare e fondatore della Liga Veneta, tra i promotori, tra l'altro, di un recente e discusso referendum per la secessione del Veneto, e 2 persone che parteciparono al blitz del 1997, quando il gruppo secessionista dei Serenissimi occupò con un finto carro armato la piazza e il campanile di San Marco. A sostegno degli arrestati si sono espressi diversi esponenti politici indipendentisti e della Lega Nord.